E vai, buongiorno, asparagi, zucchine, penne e via. Si trita, ve lo faccio vedere, questa volta ve lo faccio vedere come si fa, guarda un po', tic, 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 tic. Vabbè, si trita, si trita. Dopodiché, si è tritato gli zucchini, si passa agli asparagi, si puliscano, si toglie il gambo, si spezza, zac, 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 zac. Ale, guarda lì, belli, belli, asparagi, belli. E ora si tagliano come si è tagliato i zucchini, zic, zic, a pezzettini. Si lascia la capocchia, si lascia. Vai, guarda lì, tic, 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 tic. Un pochino più grosso, un pochino più fine, Dopodiché, vediamo, il prodotto finito. Eccolo qua, zucchini e asparagi, tutti tritati, con le capocchine intere. Si schiaccia l'aglio, ciac, eccolo fatto, e dopo padella, olio di oliva, insomma, giusto, non per quelli un po', via, colesterolo, via, via, l'aglio, l'acqua bolle, è stata messa ora, gli zucchini cuociono, e piano piano andiamo avanti, via. E l'aglio va tolto, si toglie l'aglio e ora ci si butta tutti gli asparagi, e si gira, guarda lì che quanti sono, tutti pezzettini tritati, guarda qua, ora comincia a cuocere, fa il sublodino, la pasta è buttata, inizierà a cuocere anche la pasta, ma ragazzi, ma che pensionato, guarda lì, si trita, Ho tolto un po' di asparagi, zucchini con un pochino d'acqua sua della cottura e adesso tritiamo. Si trita per fare una cremina. Ecco qua. Si prende ora la pasta quasi cotta, manca 3-4 minuti, 5, 6. Si butta e si fa finire di cuocere, insieme agli zucchini e all'asparagi. Se le vedete un po' asciutte, un pochino d'acqua di cottura ci vanno messe, se no le penne si insecchiscano, belle brodine, un pochino deve tirare ancora perché deve finire di cuocere, mi raccomando. E poi, a ultimo ancora, un po' di quella cremina che abbiamo tritato, ci si butta dentro, formaggio, parmigiano, e poi si procede all'impiattamento, mi raccomando, l'esame del sangue andate fra un mesetto, ecco qua, guarda qui sopra, poi ci mettiamo una bella spruzzatina di prezzemolo, ecco qua, e ora lo scarabocchio, la firma d'autore, vai.